God Save the Wine, finalmente la primavera, e l'abbiamo portata dalla campagna romana, l'abbiamo portata a Milano. Silvia, siamo stati, l'atmosfera era primaverile stasera. Assolutamente sì, dalla campagna romana, quindi dal Lazio, in provincia di appunto Roma, Lanuvio, Campoleone, la frazione particolare, vi abbiamo portato un vino primaverile che è il Divizia, una malvasia puntinata che ti faccio assaggiare volentieri. Sì. Questo è già 2016? No, questo è il 2015. Però c'è ancora una bella freschezza, un bello... Sì, un vino ancora abbastanza corposo, 13 gradi e mezzo, vino biologico, cantina piccola di 20.000 bottiglie per adesso, però l'obiettivo... Però curate molto bene, devo dire. Sì, l'obiettivo è quello infatti di non ingrandirci troppo e di puntare alla qualità più che alla quantità. Ecco, sicuramente questo è un bianco primaverile perfetto, sapido, vulcanico direi, aromatico, ma soprattutto quello che rimane in bocca è proprio questa sensazione di sapidità, di salato. Sì, infatti l'azienda si trova ai piedi dei colli Lanuvini, Albani, a 5 km in linea d'aria dal mare, terreno vulcanico, molto particolare, molto, molto sapido, molto sapido. Ecco, invece, visto che stiamo a parlare di profumi, andiamo a scoprire anche un altro tuo vino e sentiamo un profumo particolare. Cosa ci hai portato? Vi ho portato e ti ho portato ad assaggiare l'Arcana. L'Arcana, che è un cesanese, altro vitigno autoctono del Lazio. Te lo faccio assaggiare e dimmi cosa ne pensi. Quindi cesanese, che probabilmente i nostri ascoltatori non capita così spesso fuori da Roma, dal Lazio. È vero, noi lo diamo per scontato, ma così non è. Però è un rosso anche molto ricco, molto, molto vivace, un bel colore, sicuramente fresco, dinamico. E poi c'è questo note, è vero, sono bel frutti rosso, ribes, mora, anche un po' di cannella. Poi c'è una nota quasi un po' affumicata, un po' particolare. Bravissimo, bravissimo. Non ti devo dire niente. No, ma dovresti dire te in realtà quali sono i profumi del... Lo bevi più spesso di me, però effettivamente... Non ti devo dire niente. Un vino molto molto particolare che o ami o non ami, nel senso che ha un sapore, ha questa specie di retrogusto amarognolo che è tipico di questo vitigno, e ha dei profumi importanti. Profumi importanti, e in bocca c'ha un tannino misurato che si può anche lasciare lì e berlo un po' più fresco, quindi a maggior ragione primavera estate, sì. La collezione si allunga. Sì, 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 assolutamente è da bere fresco, fresco. Allora, i prossimi mesi saranno caldi, lo beviamo fresco, sicuramente. Volentieri. Grazie Silvia. Grazie a te, grazie.